lasciatemi subito salutare il mio pubblico di questa sera, composto da tutti gli aspiranti cuochi che non hanno vinto la prima edizione di MasterChef. Allora, non lasciatevi ingannare dal frigo, questa non è una trasmissione di cucina, smettetela di soffriggere e mantecare, basta coi sughi, fatevi un bel applauso per scaldarvi l'anima. Allora, questa sera parleremo del regalo più lussuoso che si possa fare quest'anno a Natale. Un litro di verde al distributore. Ne discutiamo con l'Amélie Poulain della politica italiana, Deborah Serracchiani. Ciao Deborah, pubblico, salutatemi Deborah, che ci tengo. Deborah, ciao pubblico. Deborah, benvenuta. Guarda, ma da quale delle città della tua vita mi arrivi? Udine, Bruxelles, Roma, ho visto l'aspetto, Fantasilandia. Dov'eri? Udine. Udine. Quindi, sì, Udine. Stai Udine. Migliorando, diciamo, in quanto a calore. Beh, mi sto avvicinando. Ieri ero a Bruxelles. Ti stai avvicinando a chi, soprattutto? A Milano. A Milano. Allora, comunque, che i tuoi impegni siano molto, molto, molto fitti, lo attestano due cose. Allora, la tua carta a mille miglia, di sicuro, e la tua agenda, di cui oggi andiamo a leggere una pagina, proprio quella odierna, per scoprire com'era organizzata la tua giornata. Bene. Ore 7, il compagno la sveglia dicendole alzati che si sta alzando la canzone popolare. Ore 7:30, accompagna all'asilo il piccolo Matteo Renzi. Ore 9, chiama Bersani che ha appena attaccato Monti e gli spiega che lui e Monti sono al governo insieme. Ore 9:01, Bersani per lo stupore riesce a finire un discorso senza metafore. Ore 13, pranzo con tutti quelli che avevano votato Franceschini alle primarie del PD. Come gesto d'affetto offre lei a tutti e due. Ore 15, parte per Bruxelles, scopre che anche lì per la sinistra sono cavoletti amari. Ore 18, operazione in borsa, lo spread tra lei e un trucco decente è ancora altissimo. E ore 19, curioso incidente durante le prove di G-Day, richiesto di inquadrare il frigo, il regista le fa un lungo primo piano. Ore 20, invito a cena con Delitto e anche stavolta il colpevole è Massimo D'Alema. Cattivi. Oh, allora sono loro che sono cattivi. Allora, cara Deborah, tra tutti gli impegni che tu hai avuto, insomma, in questi ultimi anni, ce n'è uno che di sicuro qualche tempo fa ha lasciato il segno, non so se nella tua vita sì, ma Debbie nella mia di certo, ed è la prima tua partecipazione a G-Day, la seconda puntata, la seconda diretta della mia vita, una serata indimenticabile come la varicella in età adulta e la parotite in età medesima. Ricordiamocela insieme, Debbie. Bene, noi siamo ancora in diretta per motivi che io ignoro e insomma questi non sono gli inconvenienti della diretta, sono le dannazioni della diretta. Quindi, cara Deborah, siccome tu sei ancora qua dentro un elettrodomestico e voglio dire, certo, in questo momento in cui la mia carriera sta colando a picco, non vedo perché non condividerlo con voi. No, ti ringrazio. A questo punto mancano 15 secondi, tipo Capodanno cinese. Quindi io direi di fare un bel countdown, dopodiché mi do fuoco in diretta. Come siamo cambiati da allora? Io vesto gli stessi colori, non so per quale motivo. Adesso non potrei permettermi di usare tutta quella benzina, guarda, per darmi fuoco solo come gesto di protesta che costa troppo. E tra un po' dopo ne parliamo insieme. Allora, Deborah, promettimi che questa volta andrà peggio, anche perché, cioè, non andrà peggio perché non fatico, cioè, fatico a immaginare una cosa peggiore. No, beh, lo stesso per me, guarda, ancora ho ricordi brutti di quella serata, se posso grazie. Essere... No, ma grazie, si vede che sei abituata a consolare la gente. Pensavo alla cena con Delitto. Pensavo alla cena con il mio di Delitto, che ti sto risparmiando perché sei troppo lontana, ma la serata è lunga. Comunque, da allora sono cambiate moltissime cose, ma una sicurezza c'è sempre, è quella del sommario dei vostri titoli. Un ricordo brutto. Adesso l'Europa si sta sciogliendo, adesso è il momento del Latino America. Adesso l'Europa si sta sciogliendo, adesso è il momento del Latino America. Questo sciopero mi sembra una danza tribale. Questo sciopero mi sembra una danza tribale. Le pensioni vanno solo e soltanto ai defunti. Le pensioni vanno solo e soltanto ai defunti. Se uno non ha niente da fare, soffre. Se uno non ha niente da fare e soffre. Ieri ho visto una ragazza che stava volando. Io chiedo scusa, una nota di servizio per chi realizza il sommario.
Per cortesia, smettete di fare le interviste a gente che fa uso di sostanze stupefacenti. Allora, Deborah, quale tra questi titoli ti ha spettinato la frangetta? La danza tribale, con le due B. Perché tu dove metti due B? Beh, su Deborah. E anche la H finale hai. No, la H finale. È un vero peccato. E adesso ho subito la parola a un uomo che sulla carta d'identità alla voce professione ha scritto Matteo Bordone. Buonasera. Allora, governate quel buffo paese del sud Europa che si chiama Italia, dovete far quadrare i conti dello Stato, aumentate la benzina. È toccato anche a Mario Monti, che ha scelto di ritoccare il prezzo della verde alla pompa di quasi 10 centesimi al litro e per il gasolio di 13 centesimi nel 2012. Non abbiate paura, aumenta anche l'IVA. Allora, Deborah Senzacca, qual è il primo effetto di questo aumento? Secondo te, che gli italiani faranno più fatica a fare il pieno o che intorno a Monti si sta già facendo il vuoto? No, temo che sarà un problema più che altro per gli italiani. Tra l'altro, credo che non sarà quello l'unico prezzo ad aumentare. Quando aumenta la benzina, aumentano per esempio anche i generi alimentari, anche il trasporto dei generi alimentari. Non volevo darti questa brutta notizia. No, ma guarda, se c'è una cosa più triste delle notizie che tu dai è come le dai, lo sai, Deborah? No, vabbè, ma io sto qui che cerco di dirti una cosa. Seriamente, tu mi tratti male. Non ti tratto ancora, ma hai detto che è un ricordo brutto. Io volevo mondarlo così, con dell'ironia. Comunque, un aumento così drastico del carburante, come dice la saggissima Deborah Senzacca Serracchiani, stravolgerà le abitudini di moltissime persone. Guardate come sono cambiati, già sono cambiate le gare di Formula 1 da qualche ora a questa parte. 53 giri previsti per il Gran Premio d'Italia, 82esima edizione, che scatta in questo momento con Vettel, subito insidiato da Hamilton, cerca un varco Alonso che viene tenuto lontano da Hamilton, riesce però a recuperare in testa la prima curva. È una vera rivoluzione. Temo che sarà così, guarda. Poverini quelli, gli autisti di Formula 1, gli autisti. No, sai chi sono? Sono poverini gli autotrasportatori, che erano già in difficoltà e adesso andranno ancora peggio, temo. Sì, ma quando uno pensa alla Formula 1, proprio anche a me, per abbinamento mi vengono gli autotrasportatori. Sì, vabbè, ma dai, mi è venuto naturale, scusa, mi parli delle persone che stanno peggio di quelli lì che mi hai mostrato, beh, ti posso assicurare che loro stanno peggio. Sì, stanno peggio, sono molto sicuramente peggio di loro, ma noi persone comuni, come affronteremo questo ennesimo aumento della benzina? Allora ditecelo voi, cari amici da casa, rispondendo alla nostra gran domanda di stasera. Il prezzo del carburante è volato alle stelle, la notizia l'ha colta impreparata o l'ha colta mentre correva a vendere l'auto? A spiegarvi come votare, l'uomo che la benzina la usa al massimo per frizionarsi la barba. Teo. Se l'aumento vi ha colto impreparati, mandate un sms con scritto 1 al 478-4782. Se vi ha colti sulla strada per raggiungere il concessionario, sms con scritto 2, stesso numero 478-4782. Deborah, tu come ti schieri? Stavi già vendendo l'automezzo? Per più di un motivo, ma sì, per più di un motivo. E qual è, qual è l'altro? Adesso anche mi tiri fuori l'ambiente. Anche perché, no. Anche perché ho la macchina a gasolio e il gasolio è aumentato ancora di più. È una vera tragedia. Sì. Vendiamo. Che macchina c'hai? Che macchina possiedi? Avevo una Rover, avevo. Avevi, non ce l'hai più, manco quella. No, la sto vendendo. La stai vendendo, quindi Deborah Serracchiani vuole vendervi una Rover. Se siete interessati, anche però dopo la porterete a spinta, te. Ma ascolta, ma perché non è un altro programma a venderti la macchina? Non è il mio dovere. Scusa, mi hai offerto questa possibilità. Tu ne hai approfittato subito, eh? Vabbè, uno spaccato di vita reale. Uno spaccato sicuramente. Se si parla di benzina, sicuramente si spacca qualcosa, ma com'è possibile non chiamare qui con noi il carburante più potente di G-Day? Metti una tigre nello schermo, Fabio Canino. Buonasera. Oh, bentornato grazie. Fabio. Allora, Fabio, con la nuova manovra, hai visto, il prezzo dei carburanti mi vola alle stelle, che questa donna deve vendersi la Rover. Tu cosa farai? Comincerai a usare meno l'auto o a usare più parolacce? No, uso le auto degli altri, per cui non c'è questo ma problema. Ma degli amici o fai contatto nei parcheggi dei centri commerciali? No, ancora no, per il momento quelle degli amici. Perché ne abbiamo ancora, è importante. Quindi in questo momento gli amici contano più che mai. Allora, Deborah, giusto un pro forma. Sono sicura che tu lo sai. Quanto costa esattamente un litro di verde?
So che è aumentata di 9,9 centesimi. Stai andando attorno all'argomento, Serracchiani. Ti metto non mi ricordo registro. Il prezzo totale, perché poi varia da distributore a distributore. Sai che è saltata la possibilità di venderlo in distributori diversi? Sì, sì, l'ho sentita questa notizia. L'altro giorno al bar con i miei amici autotrasportatori. Non sei informata? Sì, io è perché sai qual è la mia sfiga? Che sono nella commissione trasporti al Parlamento Europeo. Pure. Ecco perché. Posso anche chiusare dicendo che la Rover non esiste più e che la vendono solo in Cina come Roewe. Ecco, vedi. Questa è la condizione. Questa è l'altra notizia drammatica allora, di questa sera. Allora, ma prenditi una bici, oh Deborah. Però, Fabio, tu dimostrami di essere un giornalista informato. Quanto costa la benzina? Non ho la più pallida idea proprio. Tu hai aumentato del 9%, ma più o meno, di una cifra. 9 centesimi. 9 centesimi. Io poi dopo ho detto che vado a gasolio, che è aumentato di 13,6 centesimi. Ma scusa, parlamentari, non li paghiamo noi i trasporti, viaggi, no, aerei, il treno? No, voi no. No. Allora, voi due litigate dopo il bagno. Europeo, cioè... No, volevo saperlo dalla Ivan Zanicchi della sinistra se paghiamo noi o no. Beh, non so se è un complimento. Prendilo un po' come vuoi. Sei al Parlamento Europeo come la Zanicchi per la destra, no? Ma è la domanda che mi faceva all'inizio della puntata. Potrebbe andare peggio? Sì, sì, potrebbe andare peggio. Potrebbe decisamente andare peggio della prima volta. Allora, mentre Fabio così mi inziga, diciamo in qualche modo, provocandomi la mia ospite resident DJ, io vi faccio vedere come non è difficile scoprire quanto costa precisamente un litro di benzina, perché l'abbiamo chiesto al benzinaio qui fuori. Oggi un litro di benzina costa 1,674 euro. Tutta colpa del governo. Hai capito, Deborah? Sì. Ecco, grazie a Davide, grazie a Davide, il mio benzinaio preferito. È tanto davvero, eh? Ho capito, ma tanto a voi non interessa. Questa si vende la macchina, tu vai con gli amici, quindi io direi che possiamo andare oltre. Perché l'aumento... Beh, però è l'occasione per usare meno macchine, scusa, Per rispettare l'ambiente. Volevi che ti dicessi qualcosa per l'ambiente? Infatti, questo clima, non vuoi dire qualcosa che c'è molto caldo, che è il buco nell'ozono? Sì, beh, questo, scusa, l'avrai notato, no? Che c'è l'ho il buco notato. Nell'ozono. Ecco. E anche il caldo, a me di solito viene quando mi agito o quando vieni tu. Allora, vola. E quando comunque l'aumento delle tasse sulla benzina è davvero l'ennesimo colpo alle finanze degli italiani. Allora, pare che la prossima manovra del governo preveda direttamente 9 calci negli stinchi a ogni contribuente. E questo momento è durissimo anche per le categorie di solito considerate più privilegiate. Ieri sera il programma Gli Intoccabili sulla 7 ha trasmesso un documento scioccante. Un parlamentare ammette di essersi venduto pur di poter andare in pensione. Vediamolo. Anzi, rivediamolo. Andiamo avanti così anche tu ti manca un anno. Meno di un anno. Meno di un anno e entra dentro di Italia, siete c***o delle forze, tanti questi sono tutti malviventi, questi pensano solo i c***i loro. A te, non ti pensa nessuno, te lo dico io, da amico, te lo dico da amico. E questo se ti posso c***o, ti c***o senza vasellina nemmeno. E stiamo qua dentro solo a pigliare la pensione, dici tu. Diffuso su internet con il volto coperto, ma ieri sera la 7 ha svelato l'identità dell'onorevole in questione. Eccola. No. Deborah, con la cravatta stavi benissimo, un po' troppo giovane per essere così, no, in Asia per la pensione. Ti dirò, parlo anche in quel modo lì, con tutti quei bip. No, non è vero, tu sei molto più elegante, infatti avevo dei dubbi, però tu quelle parole non le usi neanche se ti rubano la Rover. Non mi provocare. No. Prova a dire quelle due parole, quella che inizia per Massimo e finisce per Baffi, quella che secondo me si accende. Lo sai che non l'ho capita, perché sono in difficoltà. Massimo D'Alema. Io sì, l'ho capito, è quella del cena con delitto. Sì, sì, siete sei tardi però, arrivi un po' lunga. Lo so, sono sarda e ho anche la stessa memoria dei sardi. Allora, ricapitoliamo. Gli automobilisti devono andare al distributore, oltre che con la macchina, anche con i gioielli della nonna, per essere sicuri. I politici, invece, la nonna se la vendono direttamente per 2 mesi in più di contributi. Matteo, mi aggiorni su come vive invece questo momento l'alta borghesia, light society? Con grande sobrietà, che è stata la parola d'ordine dell'evento mondano per eccellenza di questi giorni, ovvero la prima della Scala di ieri sera. Se si esclude Alessandro Cecchi Paone, recentemente nostro ospite, accompagnato da Sabina Negri, ex moglie di Calderoli, che non è esattamente, cioè dalle parti del barocco, insomma è stato, per il resto è stato tutto sobrio, messa in scena dell'opera, miss degli spettatori, persino le contestazioni. L'auto del Presidente del Consiglio Mario Monti è stata raggiunta da una classica contestazione, cioè il lancio di uova, però visti i tempi, un uovo solo ha colpito la carrozzeria dell'auto. Allora, congratulazioni al Teatro alla Scala, che è riuscito, nonostante i tagli alla cultura, ad allestire una prima di grande successo. Tagli pesanti, infatti vediamo l'orchestra che ha suonato ieri alla Scala di Milano.
l'entusiasmo di Giorgio alle stelle. Fabio, tu conoscerai sicuramente il bel mondo delle prime alla Scala. Cosa consigli per essere eleganti ma con sobrietà, andare con una pelliccia tutta imbottita di BTP? No, io consiglio di non andare alle prime. Secondo me andare alle prime è una cosa pessima, proprio farsi vedere. Molti di quelli non ne frega niente di Mozart, di Barenboim, della Scala, al di là di Giorgio, Super Giorgio, Re Giorgio. Secondo me è bene, per risparmiare, non andare alle prime. C'era tanta gente, però di vista Deborah c'era. Ma quelli anche... sono ricchi, quelli ne frega niente, crisi, non crisi, chi va alla prima della Scala? Ma guarda che chi va non paga, ma guarda che chi va paga. Appunto dico, quindi sì, non hanno problemi. Allora, però hai visto, c'era anche Mario Monti. Deborah, secondo te lui ieri sentendo il Don Giovanni si è commosso o ho pensato subito all'altro di Don Giovanni? Quello... lo penso più commosso, ecco, diciamo così. La sua mente non è volata per assonanza a quell'altro? Non credo, anche se qualcuno abbia pensato che, ha pensato che in effetti una certa assonanza ci fosse, insomma, qualcuno immaginava un Verdi ieri sera, no? Visti i 150 anni, invece hanno piazzato Don Giovanni. Chissà. Guarda caso, vita come si fa beffa di noi. Però Matteo ha ragione, quest'anno la solita contestazione alla prima è stata davvero sottotono, c'erano molti segni evidenti che ormai anche i dimostranti hanno le pezze nei gomiti, almeno 5 e ve li diamo subito. Sono questi segnali: tirano le monetine con l'elastico, anziché sfondare le vetrine le puliscono per guadagnare qualcosa, non lanciano l'uovo oggi sperando di tirare una gallina domani, fanno il pugno chiuso ma poi lo aprono per chiedere le offerte, e Erpelliccia adesso si fa chiamare Er Soprabito, che è più low profile. Però davvero, insomma, Fabio dice che tanto ci vanno lo stesso, ma siamo tutti quanti davvero così austeri? Allora, la crisi, ci siamo domandati, ha davvero cambiato il nostro modo di vivere? E voi, miei cari ospiti, avete cambiato il vostro? Allora, ci interroghiamo su questo tema giochiando subito all'ormai il nostro consueto game, l'Austerity Game. Allora, le regole... Sì, una bella sigla, quelli di ieri. Ne abbiamo due, questa è quella della piramide Maya. Basta, non abbiamo altre. Allora, le regole sono semplici. Proprio austerity. Le regole sono semplici: il primo che si prenota risponde, solo se si sbaglia risponde pure l'altro. Allora mi fate vedere che avete capito con una bella prova pulsante. Che non c'è. Deborah, lo so, si chiama giusto. Fantasia. Beep. Brava. Fabio. Benissimo, avete due spacciatori di pulsanti diversi. Allora, la prima domanda è questa, riguarda una star internazionale che ha comprato un abito al costo di appena 69 euro. Questo. Allora, qual è tra le seguenti la celebrità internazionale che è stata da poco fotografata con un vestito pagato 69 euro? Lasciatemi leggere tutte le quattro opzioni. A. Donatella Versace. B. Lady Gaga. C. Kate Middleton. D. Elsa Fornero. Fabio si è prenotata a Deborah, che segue la moda. Kate Middleton, vediamo anche la controprova. Ed è non potevi rispondere, ed è giusto. Vediamo qua la duchessa di Cambridge, che ha indossato un abito di una nota catena di negozi spagnola a basso costo. Allora, Zara. Bruxelles 1, Firenze niente. Grazie Fabio, sei sempre puntuale. Allora, per la seconda domanda rimaniamo nell'ambito di belle donne con vestiti fuori luogo, perché parliamo di Nicole Minetti. Mamma mia, lo so Fabio, fatti forza. La consigliera regionale ha da poco comprato casa nella molto austera Via della Spiga qui a Milano. Però dice che avendo speso tutto nell'immobile si è trovata senza soldi per arredarla. A sua insaputa, esatto. Però la domanda è questa: come ha arredato casa Nicole Minetti pur avendo poco contante? Ha arredato solo la camera da letto, ha comprato tutto da un noto arredatore svedese, ha asportato alcune poltrone dalla sede della regione Lombardia, ha chiesto un bonifico al ragionier Spinelli. Prenotatevi. Io avrei una quinta opzione, ma non c'è. No, e vabbè. Ce la dirai dopo? Passo. Passaparola, scusa, passaparola al Gianni Scotti. Non la so nemmeno io. No, però a questo punto a tempo scaduto ti do comunque facoltà di parlare. Si è iscritta a parlare. Però è brutto se dico ha arredato solo la camera da letto? No, l'hai appena detto, no. Non è brutto. Sarebbe stato...
stato più brutto pensarlo e non dirlo, quindi io ti apprezzo perché molti l'hanno pensato ma non l'hanno potuto dire, tu l'hai detto. Fabio, tu vuoi peggiorare questa... Sì, diciamo... dicendo che era Ikea quello svedese. Ma tu devi dire le marche, ma ti pagano, vai a... No, purtroppo no. Va bene, comunque la risposta è questa. Ma è arrivato troppo tardi, non gliela do buona. Non la do buona nessuno dei due, comunque... Maleducato. Cattivo. La controprova... No, ma siete veramente indisciplinati quest'oggi. Vediamo la controprova della Nicole Minetti. No, la controprova di Nicole Minetti. Mi hanno scritto un cartello con scritto controprova. È anche vestita, scusami, ma è anche vestita da Ikea la Minetti. È proprio orribile. Sì, la chiamano Billy gli amici, perché si possono appoggiare. Perché molte si può cose, montare, proprio. Si può montare come i mobili. Cioè, Deborah, a questa battuta hai applaudito con entusiasmo. Con sobrietà. Comunque sia, Udine 1, grande modernità, niente. Deborah, volgare. Deborah, guarda, una H ci starebbe proprio bene alla fine. Andiamo con la terza domanda. Flavio Briatore si è sfogato in un'intervista rilasciata oggi al giornale. Si lamentava appunto delle assurde e ingiuste tasse sugli yacht, sostenendo che un altro personaggio pubblico avrebbe potuto scrivere una manovra migliore di quella di Monti. La domanda, cara Deborah e caro Fabio, è questa: chi secondo Briatore poteva scrivere una manovra migliore di Monti? Suo figlio Falco di 20 mesi, Silvio Berlusconi, il capitano Indus, Elisabetta Gregoraci. Ti sei prenotato? Sì. Vedo una marca, Capitan Findus. Niente, nessun trancio di tonno per te, in tutti i sensi. Deborah, vuoi rispondere? Il figlio Falco. Il figlio Falco, brava Deborah. Vediamo la controprova. Mio figlio di 20 mesi. Allora, passiamo quindi alla quarta. No, però perché mi sembrava una marca anche a me. È contagiosa questa cosa. Ma lavorate a provvigioni sulle marche che nominate? Ma magari, magari. Allora passiamo alla... Seracchiani 2, Canino, niente. Ma la vuoi smettere, Bordone? Io devo dare il resoconto. Potete chiamare un vigile qua fuori se può interrompermi mentre parlo, che in tre non mi bastano quest'oggi. Allora, andiamo con la quarta domanda. La quarta domanda è questa. Dove ci occupiamo degli Stati Uniti? Allora, perché nemmeno lì se la passano benissimo. Allora, guardiamo questa foto. Vediamo Michelle. Michelle che sta facendo qualcosa. Dovete farmi leggere tutte le quattro opzioni, ve lo ridico. Cosa sta facendo Michelle Obama nel giardino della Casa Bianca? Mostra al marito chi è che porta i pantaloni in casa. Cerca il petrolio, pianta carote biologiche. Cerca sottoterra il debito pubblico italiano. Vai Fabio, non c'è carote, marca. Carote, mette le carote biologiche. Sì. Carote, sì, allora magari era la attenzione, risposta Canino esatta. Un punto. E un applauso anche, grazie. Sì, chiedi quello che vuoi. Stava piantando carote biologiche nell'orto della Casa Bianca. Ultima domanda. Sì. L'austerità si abbatte anche su Mediaset, che ha tolto alle sue due prime donne, Barbara D'Urso e Federica Panicucci, un benefit. Scusate. E Federica Panicucci. Guarda, uno che ha detto carote con quell'entusiasmo deve solo tacere. E tu sai che non le possiamo mangiare. Scusa Federica, Federica Panicucci ha tolto comunque a lei e a Barbara D'Urso un benefit molto importante. La domanda è questa: a quale benefit hanno rinunciato Barbara e Federica? L'accesso negli spogliatoi del Milan, l'autista, il massaggiatore, la voce. Mi dispiace Deborah, si è prenotato quello là. L'autista, la risposta è esatta. Vai. Come testimone un articolo di Libero di qualche giorno fa. Allora Matteo, chi ha vinto? Purtroppo Canino ha raggiunto la parità, ha raggiunto il 2 di Seracchiani e quindi non possiamo assegnare nessuno. Abbiamo passo la vittoria a Deborah. No, aspetta, vediamo di che si tratta. Attenta, lo so Deborah. Ci impone di premiarti l'austerità proprio con questo semplice oggetto. Versione sobria di un flicorno, posso? Prego. Ecco, guarda, aspetta, qualche giornalista direttore di TG riesce a farlo anche senza trombetta questa cosa. Deborah, comunque, a te non serve, ma te la faremo trovare nel camerino. Grazie per il pensiero. Ma figurati, cara. Però c'è un modo per rendere felice almeno una delle categorie che stanno soffrendo la situazione economica, ed è quella di legalizzare la compravendita dei parlamentari. Allora, pensate a quanta IVA potremmo cacciare su. Allora, ve l'abbiamo raccontata così e ci avete creduto. Domande false, risposte vere, come lei saprà.
Come lei saprà, per fare cassa, il governo Monti ha deciso di rendere legale la compravendita dei parlamentari, che però saranno obbligati a pagarci sopra le tasse, d'accordo? No, assolutamente, no, assolutamente, non sono d'accordo. D'accordissimo, ci mancherebbe. Molto d'accordo. Su una compravendita di un parlamentare? Esatto. Pagarci le tasse. Tutto quanto ciò che è fatturato per me va bene, poi per il resto ognuno può fare quello che vuole, ecco. Che si legalizzi, sì, adesso. Abbiamo legalizzato tutto, secondo me dovremmo legalizzare anche questo, giusto? Quello delle prostitute sarebbe giusto, perché è un lavoro, pagano le tasse come tutti i paesi d'Europa. Invece per i parlamentari no, perché è uno schifo. Facciamo un assurdo, un esempio. Io compro un politico, lo compro a 100.000, ma secondo lei io dichiaro 100.000 e dichiarerò sì e non 1.000. Con tutte le compravendite che ci sono faremo un sacco di soldi. Qualcuno accetta l'idea e pensa già come evadere il versamento dell'IVA. Però adesso, cari mentanini che vi apprestate a stringere la cinghia, non disperatevi. A noi interessa una rinuncia, in particolare quella volta che ne avete fatto una e non è servito a niente. Raccontatecelo, il numero da chiamare è sempre questo. 8 4 8 90 60 90. E raccontateci della rinuncia più inutile della vostra vita. Abbiamo in linea, perché a scegliere secondo me chi va in linea sono i miei autori comunisti, c'è Maria da Arcore. Ciao Jessy. Ciao Maria, cosa fai ad Arcore? Dunque, ad Arcore nulla, faccio la casalinga, però lavoro in ospedale, sono un operatore sanitario. Brava Maria, quanti anni hai? Ho 47 anni ed sono Arcore... felice di parlare con te. Grazie Maria, ad Arcore mi bazzichi? Come no, caspita, sono nella cittadina più hard di tutta Italia. E tu hai mai preso parte a certi tipi di festeggiamenti? Io mi sono soltanto limitato a suonare il campanello, ma non mi ha aperto nessuno, ma non capisco il perché. Ma ascolta, fai una cosa, mettici lo specchino nel citofono, fai una cortesia. Sicuramente come scherzo, come giuoco. Allora, Maria, raccontaci la rinuncia più inutile della tua vita. Sì, sembrerà strano, però è tutto vero. Ho dovuto rinunciare alla mia prima notte di nozze perché mi sono sposata nella giornata delle semifinali dei mondiali di calcio e mio marito ha visto la partita. Ma porca miseria. È stato inutile perché poi si è tenuta quel marito. Di che anno poi, tra l'altro? Vabbè, Valentina da Roma. Attenzione. Stop al televoto. Niente, è il nano di Twin Peaks ormai, ha detto stop al televoto. Allora, Valentina da Roma... Ciao Jessy, come stai? Ciao Valentina, ti sento molto molto vicina nonostante tu sia a Roma. Ah, bene, meglio, di cuore sono molto vicina. No, io parlavo... Complimenti per tutto, sei un taglio come diciamo qua a Roma. Grazie, dai. Ascoltami Valentina, quanti anni hai? 30. E cosa fai nella vita? Nella vita faccio la traduttrice e la studentessa di medicina. Ebbene sì, due cose un po' dissociate. Ma come noi, guarda, quando c'è uno dissociato c'ha tutta la nostra stima. Allora, grazie. Valentina, raccontaci della rinuncia più inutile della tua vita. Allora, ho rinunciato a tempo, spazio, eccetera, accogliendo in casa, nutrendo, ispirando la cugina del mio fidanzato, per scoprire dopo qualche mese che non era affatto la cugina del mio fidanzato, ma la concubina. E me la sono tenuta in casa rinunciando a tempo. Eh no, a questa donna non si chiude il telefono in faccia. Cavolo. Questa donna va chiamata in studio, analizzata e anche messa sotto una teca e rispettata con tutto l'amore. Questo è un caso da Italia sul 2. Guarda, anche Deborah ha fatto. No, sono... Deborah, sei rimasta male anche tu da femmina? Molto. Perché attorno a quel cuore c'è una femmina. Sì, grazie. No, anche intorno alla mia femmina c'è un cuore. Sì. Allora, Stefano da Milano. Sì, buonasera Jessy, buonasera a tutti gli ospiti in studio, buonasera. Ciao questo... Ho detto troppe volte buonasera? No, ne basta anche uno. Guarda, quando educazione... buonasera, non lo so, perché... Buonasera. Ma guarda che mondo crudele, dove educazione ed omosessualità stanno imparando a combaciare. È un mondo senza valori questo. Anche gli eterosessuali sono gentili. Stefano, quanti anni hai? Sì, io 27. E cosa fai? Allora, io mi occupo di comunicazione, adesso stampa, in una ditta di Milano che si occupa di impianti domotici. Mi fermo qua perché sennò farei pubblicità occulta. Sì, siamo già da quelle parti. Sì, no, Fabio Canino no, non vorrebbe mai una cosa del genere. Allora, Stefano, domotico, raccontaci la rinuncia più inutile della tua vita.
Allora niente, dovevo andare in vacanza con la mia ragazza, ma entrambi non eravamo d'accordo sulla meta, io ho rinunciato e lei è andata una settimana di Ibiza con la sua migliore amica e non l'ho più sentita. Anche perché non era la ragazza. È andata in Libia in vacanza, era una scusa. Ma non attenzione, attenzione, se ci sarà Lucetta vuol dire che abbiamo il risultato della gran domanda. Abbiamo il risultato della gran domanda, quindi andiamo a capire come vi siete espressi sul tema di... Quest'oggi un altro rumore fastidioso, benissimo. Il prezzo del carburante è volato alle stelle, la notizia l'ha colta impreparata o l'ha colta mentre correva a vendere l'auto. E insomma, pare che come te, cara Deborah, andassero verso il concessionario il 97% delle persone che oggi hanno scelto di votare. Ed allora, visto che non vorrete attovagliarvi per la cena senza sapere di cosa parlerà il nostro Enrico Mentana, ascoltate le notizie di cui forse vi parlerà proprio lui quest'oggi. Berlusconi rassicura italiani benestanti, non dobbiamo essere preoccupati. La Merkel ringrazia e prende la cittadinanza su Saturno. Sky lancia la prima telecronista donna in Champions League. Non ancora chiarito il reato commesso dalla povera donna per una sanzione così grave. Arrestato in Alto Adige evaso che era scappato per la quinta volta dal carcere. Per punizione stavolta verrà messo in una cella senza porte girevoli. Io ringrazio la mia ospite, Deborah Serracchiani, grazie per essere stata qua con noi, Fabio Canino, Matteo Bordone. Noi ci vediamo domani per un altro Internazionale G-Day. Ciao.